Se hai un prodotto che contiene più di 5 ingredienti, non lo consumare. Ciao, sono Silvia Santinato, considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna in premenopausa e menopausa. E da oltre 23 anni, con tutto il mio team, aiutiamo le donne a raggiungere il corpo dei loro sogni. E sono la prima professionista in Italia ad aver portato l'alimentazione chetogenico mediterranea. Oggi parliamo insieme di un argomento molto, molto importante. Quanti ingredienti deve avere un alimento e che cosa combina all'interno del nostro corpo. Segui questo video fino alla fine perché ho una sorpresa per te verso la fine. E pertanto oggi voglio parlare insieme a te di questo argomento che crea così tanta confusione perché non si conoscono effettivamente quali sono gli effetti del nostro organismo da un alimento ultraprocessato, da un alimento troppo elaborato. E così diceva mia nonna, se questo alimento contiene più di 5 ingredienti, lascialo stare. Io provengo da una famiglia argentina e in Argentina, dove ho vissuto fino a un bel periodo della mia vita, si utilizzava un'alimentazione molto molto semplice, un'alimentazione non industrializzata, pertanto si usava il cibo vero. Non ero abituata da piccola a utilizzare il cibo confezionato e quando sono arrivata qui in Italia, mia nonna, senza sapere cosa potevano contenere questi alimenti e nemmeno io capivo il significato di questa frase, ma lei mi diceva: se contiene più di 5 ingredienti, tu lascialo stare, non consumarlo. In realtà non sapevo perché facevo questo, ma lo facevo perché ve lo diceva mia nonna, perché mi fidavo di questa cosa. Oggi invece, dopo aver studiato, dopo aver sentito molte di voi che ci raccontate la vostra storia di malessere col vostro corpo, di malessere con la vostra digestione, ecco che mi tornano, mi suonano queste parole che diceva mia nonna: se contiene più di 5 ingredienti, lascialo stare. Lei, senza sapere perfettamente, senza avere delle conoscenze chimiche e scientifiche, già sapeva che un'alimentazione che andava fuori da quello che era la natura, un'alimentazione che non era green, sicuramente non andava ad aiutare il nostro corpo, perché il nostro corpo è programmato proprio per poter digerire e assimilare gli alimenti veri, gli alimenti semplici. Quando cominciamo a inserire troppe sostanze, troppi coloranti, chiaramente qui comincia a succedere qualcosa all'interno del nostro corpo. E come te ne rendi conto che succede qualcosa all'interno del tuo corpo? Te ne rendi conto perché magari non stai bene, magari ti senti con gonfiore, ti senti stanca, tante piccole situazioni all'interno del tuo organismo che vai a fare tutti gli esami clinici, giri per tutti i medici, vai da tutti gli specialisti e poi alla fine, quando hai i tuoi esami clinici, chiaramente ti riscontri che non hai nulla, che stai benissimo. Tu stai bene, ma continui a star male in pratica. Cioè, hai le analisi, hai tutta questa documentazione clinica che ti dice che stai bene, ma in realtà non stai bene, perché tu lo senti che non stai bene. E ora dov'è che dobbiamo andare a capire questa cosa? Dov'è che dobbiamo andare a lavorare? Dobbiamo andare a lavorare su la benzina che noi portiamo all'interno del nostro corpo. Come ti ho detto all'inizio, il nostro corpo è una macchina. La macchina corpo è una macchina perfetta che è fatta per cosa? È fatta per nutrirsi di alimenti semplici. Quando io dico sempre che la nostra alimentazione è molto green, la nostra alimentazione non segue le mode, non segue le mode degli alimenti fitness, degli alimenti keto, confezionati, degli alimenti in busta, preparati, perché? Perché noi seguiamo un'alimentazione semplice, un'alimentazione naturale e mangiare in modo naturale al giorno d'oggi è diventata la cosa più difficile da fare. Perché? Perché tutto quello che è semplice, facile, ci hanno detto che non va bene, che la dobbiamo lasciare stare, che la dobbiamo togliere e allora ci hanno fatto fare le cose più complicate, le cose più complesse. E guarda un po', il nostro corpo non è abituato a digerire queste cose complesse. Perché te lo dico? Perché come ti ho detto prima, te ne sarai resa conto che se hai una situazione di malessere, di gonfiore, fai tutti gli accertamenti clinici e non hai nulla, dov'è che vai a cercare le cause? Ti dicono che il tuo problema è di testa, che il tuo problema è lo stress. Ma tu trovami una persona che non abbia una situazione di stress.
Tutti ce l'hanno, perché è naturale anche questo, è la natura anche. L'importante è saperlo gestire questo stress, ma trovarci delle situazioni stressogene fa parte dell'essere umano, fa parte della nostra natura, quindi non c'è nulla di innaturale nell'avere stress. C'è innaturale nel non saperlo gestire, ma questo ne parleremo in un altro video. E quindi cos'è che ti stavo dicendo? Ti stavo dicendo proprio che noi siamo programmate per digerire il cibo semplice. Ce ne rendiamo conto quando facciamo questi esami, queste analisi, e magari è tutto a posto, ma io sto male ancora, continuo a star male. Ce ne rendiamo conto perché magari ti parte un gonfiore enorme, tu stai mangiando pochissime calorie, stai mangiando poco, mangi solo un'insalatina del riso in bianco e ti continui a gonfiare. Cosa fai? Magari hai qualche prurito di qua e là, una volta in un braccio, una volta in una gamba, e no, non sai darti una spiegazione a questo malessere. E nessuno ti ha mai detto che questo deriva proprio da quello che tu mangi. Perché ti dico questo? Perché negli ultimi tempi le nostre cliente ci portano dei vari test che fanno, ci portano delle varie documentazioni e in base a questo poi abbiamo fatto chiaramente le nostre considerazioni insieme alle biologhe del nostro team. Abbiamo fatto le nostre considerazioni dove si era tolto per un periodo, magari abbiamo tolto determinati alimenti confezionati, come ad esempio ricchi di edulcoranti e di tante altre cose all'interno di questi prodotti, che sai benissimo quali sono, cosa contengono. E quando abbiamo tolto per un periodo tutti gli alimenti confezionati, loro cominciavano a star bene, senza contare le calorie, senza contare niente, i macro, micronutrienti, non abbiamo fatto nessuno di questi calcoli, abbiamo solo tolto quello che era il cibo industrializzato, il cibo super processato. E guarda caso, queste persone hanno cominciato a star meglio, hanno cominciato a digerire meglio, hanno cominciato ad avere molta più energia. Ed è su questo che si basano i nostri percorsi nutrizionali: crearti un'educazione alimentare e insegnarti come andare passo a passo ad avvicinarti per poi creare il tuo stile di vita di un'alimentazione semplice, naturale, un'alimentazione green che rispetti la natura, perché tutto quello che è confezionato sai benissimo che non rispetta la natura. Quante cartine, sacchettine, plastichine contengono questi alimenti? Perché sono belli, perché sono presentati molto bene. E quindi tutto questo crea anche un grande danno ecologico. Ma anche di questo potremo parlarne in seconda sede e ampliare completamente il nostro argomento. Quello che mi interessa è su di te cosa sta portando tutta questa alimentazione, che sta portando a intassare il tuo organismo. Quando io parlo di intassare il tuo organismo, creare infiammazione all'interno, l'ho già detto anche in altri video, che mi piace dare questo termine, che se io mi metto qui e ogni 5 minuti ti faccio così sul tuo braccio, non ti sto creando un danno, non ti sto creando una ferita, ma cosa sto facendo? Ti sto creando un grande fastidio. Ed è questo quello che tutti gli alimenti confezionati creano all'interno del nostro corpo. Iniziano piano piano a creare un grande fastidio, finché questo fastidio poi diventa importante. Ma dobbiamo lavorare a monte, dobbiamo lavorare alla base con un'educazione alimentare mirata proprio al cibo semplice, al cibo come quello che mangiavano i nostri nonni, a un'alimentazione povera, che mangiare da povero oggi è diventato ancora più costoso tante volte. Infatti tanti mi dicono questo, mi fanno questa osservazione, mi dicono sì Silvia, però mangiare in modo sano oggi costa molto di più. Sicuramente paghi di più il cibo sano, ma lo risparmi dove? Lo risparmi in farmacia, lo risparmi in tanti prodotti antiacidi, in tanti prodotti per digerire bene, in tanti prodottini per la pelle perché chiaramente hai questi prurito, in tanti prodotti per la stanchezza, per dormire meglio. Quante cose ne prendi durante la giornata per farti star su? Perché ne devi prendere la vitamina per questo, il minerale per l'altro? Invece, se tu ti nutri di alimenti semplici, dai il corretto nutrimento al tuo corpo per come è stato programmato per ricevere questi alimenti qui, questi problemi non ce li hai più. E questo non te lo dico io soltanto, io l'ho sperimentato, ma non sono io che te lo dico soltanto, te lo dicono tutte le nostre cliente private che hanno abbracciato questo stile nutrizionale.
E ora, come ti avevo detto all'inizio, ho una sorpresa per te, perché ti ho preparato un webinar interamente gratuito dove vado a spiegarti e parlarti liberamente di tutti questi argomenti che ti ho raccontato in questo breve video. Per te partecipare a questo webinar interamente gratuito è molto semplice. Vai qui sotto, iscriviti e mi troverai all'interno del webinar. Io ti aspetto, sono Silvia Santini.